Cari amici, mi vedete un po' in condizioni strane, ma sono reduce da una vicissitudine di carattere ospedaliero che è inutile che vi racconti. Dopodiché Eh siamo no, qui. comunque per estremi capi dirlo che ti è successo. Così Beh, avvertiamo anche la gente che hai dovuto sopportare anche no, ho l'ulteriore prova. avuto per l'introduzione di quello che viene chiamato pacemaker, che io credevo fosse una fesseria, invece tutto era fuorché una fesseria, io ovviamente ho avuto un trauma. È un trauma che ancora mi sento addosso, per cui sto qui a casa, bel bello, ma fortunatamente Orazio mi è venuto a trovare e facciamo questo video che direi essere piuttosto importante. È perché ci sono alcune cose da dire. Tu entra nel discorso. Beh, il punto di vista che abbiamo nei confronti della realtà storica è chiaro. Siamo all'opposizione vera, quella non fasulla del PC, Dobbiamo dire che PD. abbiamo moltissimi riscontri su internet, Eh beh, eh? a Sì. ieri c'è stata la manifestazione davanti al Campidoglio. Per la pseudo, anche qua, paventata, diciamo, situazione di Beh, emergenza paventata, le stradale, intenzioni di questa gente ecologica, sono eccetera. Ho chiare, eh? Vogliono ritornare al Medioevo. trovato un bellissimo articolo stamattina, l'ho letto, un bellissimo articolo anche bello, diciamo, documentato, prolisso nel senso buono del termine. Con dati comprovati, in cui diciamo, si dimostra che tutte le patologie sociali e storiche e sindacali, politiche che stiamo vivendo negli ultimi 30 anni sono tutte artefatte, tutte volutamente diciamo, articolate in maniera del tutto fasulla. Al meglio ingigantite. Ingigantite, certo, e tutte le varie epidemie, dalla viaria alla lingua rossa, alla lingua viola, a quella che cavolo, al pesce marcio, al pesce non marcio, insomma, All'inquinamento? all'inquinamento, tutto, Cioè, insomma, tutte le l'inquinamento c'è stato e c'è, varie. Ma ma quello che tutte ci loro sono, gonfiano tutte ci non è sono. quello vero. Esatto, tutte ci sono, perché una base da cui partire con la filastrocca bisogna che ce l'abbiano. Il problema è che raccontano qualcosa che partendo da un presupposto minimo, minimalista, essenziale, poi però viene, diciamo, traghettato su una sponda completamente insulsa, diciamo, in logica, o comunque in ogni caso del tutto fuorviante, e poi soprattutto dando delle soluzioni già preposte, preordinate, preconfezionate fin dall'inizio, che poi portano al terrore, all'errore, al soggiacimento e al controllo, e quindi il controllo sociale, il controllo mentale, il controllo alimentare, porcherie di ogni genere. Insomma, questa è la situazione. E questo che dicevo, questo articolo parte E da un'analisi, ti ricordi di chi è l'autore? no, in questo momento mi sfugge, una degli diciamo, operatori di questo all'ingrosso, diciamo, negli operatori essenziali, quelli primari, è una discendente di quello che avevano rapito il nipote, Getty, Paul Getty, di Paul Getty, Hai capito? Quello che gli avevano tagliato l'orecchio, l'orecchio. esattamente. Perché sapevano che era ricco, ma non sapevano di che parte era, perché se avessero saputo che era un Getty, col cazzo che lo sequestravano, perché sanno bene che quella gente lì è che è peggio della camorra, è peggio Ecco, della ma camorra. sicuro. Ogni tanto però anche la camorra si sbaglia. Oddio, è un potere assoluto, come dimostra la realtà italiana, e che poi passa sistematicamente inosservata ai cittadini. Di recente hanno fatto una retata, ne hanno presi un 200-300, come niente fosse, no?
tra Camorra e 'Ndrangheta, allora, questo, come niente fosse. Questo pamphlet, l'equivalente di un esercito. Questo piccolo pamphlet parte da una cosa che apparentemente non c'entra niente, e cioè avrai sentito probabilmente dei blocchi stradali sul raccordo, delle varie violenze fatte sulle opere d'arte a Piazza Navona, sì. E l'altro ieri hanno fatto l'attacco alla Fontana delle Quattro Fontane, sì, che è diciamo, stato fatto per acquisire a sé da parte del Canova la benevolenza di Donna Olimpia, che sappiamo bene chi è la Donna Olimpia, prostituta no? Ad alto bordo, che si è fatta ben tre papi. Ma ti immagini? Tre, no, uno, tre se ne è scopati. E allora, però... Era una santa donna, ovviamente. No, la dava, e già solo per questo, donare... Appunto, donare ai fratelli. Ed è tanto che non erano froci quei tre papi, è già tanto. Almeno! Accontentiamoci. Almeno. Insomma, niente, questa fontana è stata, diciamo, violentata, perché hanno fatto questa manifestazione davanti appunto a Via delle Quattro Fontane, lì all'angolo con Via 20 Settembre. Sì. E lì c'erano queste sgualdrinelle da quattro soldi che avevano incominciato a manifestare a torso nudo, come ti ricordi una ventina d'anni fa, 15 anni fa, quelle di Putin, come si chiamavano? Quelle, non mi viene il nome, come no? Che andavano in giro. Una chiesa, anche in una chiesa a Mosca sono andate, sì, a provocare. E quelle andavano in giro a petto nudo, sì. Non mi ricordo per quale motivo. C'era implicata l'Ucraina. Ma certo. Anche lì. Come fai a non... A non saperlo, adesso, che lì la chiave della situazione andremo è. Andremo a vedere poi esattamente chi erano quelle e che cosa facevano, perché mi ricordo vagamente. Sì. Però mi ricordo che facevano. C'avevano un nome che adesso sì, non ricordo. C'avevano come Piazza Forte Parigi, sì, dove facevano queste manifestazioni frequentemente. Vabbè, allora queste emule di quelle di Parigi, gestite da Putin, dicevano, ma magari non era neanche vero, ma comunque... No, fosse... contro Putin. Erano contro, andavano a rompere le scatole. Ah, esatto. La stessa cosa adesso stanno riemergendo, sì, e stanno facendo di nuovo. Chissà cosa credono. Fra l'altro, fanno le tette che manco fanno bene, sì, sono belle e apprezzabili, diciamo, gradevoli, sì, alla, sì, vista. Volendo possiamo anche andare a tastare, a verificare se sono vere o false. Potrebbero essere anche... capito? Insomma, di altro sesso, cioè di sesso incerto. Queste tizie, con questo, diciamo, tentativo di manifestare e di apparire, quindi di avere visibilità, di divulgare la loro parola, la loro iniziativa, stanno portando avanti questo progetto che poi, andando a sfrugugliare il controllo di chi... Allora, chi è che finanzia queste tizie? Si è scoperto che... Soros! No! De più... Ghetti, la nipote di Ghetti, sì, che è una petroliera. Che fa gli interessi della dinastia, ovviamente. Che fa gli interessi della dinastia petroliera, dei petrolieri. Certo. E allora lei sarebbe lì, secondo quello che la vulgata che lei vuole promulgare, sì, propagare, che sarebbe a fare tutte queste manifestazioni a favore dell'ambiente, a seguire la Greta, la Gretina, certo, capito? Certo. Perché il mito dell'ambiente è stato creato appositamente perché su questo mito si può dire il tutto e il contrario di tutto. Adesso di recente, no, è uscito fuori lo scandalo di quel negrone che i cosiddetti ambientalisti verdi hanno fatto arrivare al Senato, no? Il quale negrone, giustamente, se fregava i soldi di tutti gli altri negri che coinvolgeva. Ma quanto mai è successo il contrario? E allora? Quando mai è successo il contrario? Quando mai un negriero è un onesto uomo? Io ho tutte le prove, i negrieri sono negrieri e basta, trafficano in carne umana come altri trafficano in carne bovina, è la stessa cosa, e sono i coglioni buonisti che credono a queste balle. Prosegui, c'è niente, volevo darti lo spunto, quindi c'è in atto questa, diciamo, mitizzazione dell'ambiente attraverso
personaggi che sono tutti pesantemente e fondamentalmente compromessi e collusi col sistema della finanza internazionale e della finanza internazionale relativamente alla gestione del petrolio mondiale. Inquinatori morali e fisiologici. Certo. Doppio giochisti nati. Sì, no, magari. A cui, diciamo, è abbastanza, secondo me, non ancora precisamente definita, ma anche la signora segretaria del Partito Comunista, per il Partito Democratico. Beh, questa signora qui lo sappiamo chi è. Allora, facciamo un momento un riassunto della nascita del Partito Democratico. Da dove nasce il Partito Democratico? Il PD nasce come creatura di un arcivescovo di Bologna. Che prima era vescovo di Ravenna. Che io conosco bene. Imparato a memoria. Che io conosco molto Cardinal bene. Cardinal Poletti. No, che ah, no. Poletti. Senta, quella... Poletti faceva parte del giro vaticanista. Sì, oddio, mo viene. Vabbè. Non importa in questo momento. Vabbè. Quello che noi vogliamo far capire ai nostri amici è che nulla che avviene a un certo livello è per caso. Nulla avviene per caso. Allora noi abbiamo un partito che tra l'altro è in crisi, mentre in prima raccoglieva un certo numero di consensi. Dopo il fallimento del Partito Comunista. Ti prevengo e dico che gli scemi da qualunque parte arrivano, li perdono dall'altra e gli arrivano da quell'altra. Sì, ma la rete per accalappiare gli scemi adesso funziona di meno perché ci sono delle rotture. Allora, questa è l'inquadratura che noi dobbiamo dare ai nostri amici. Ulteriori, diciamo. Allora, c'è questo personaggio, di cui adesso, visto che tu sei entrato nel merito... La signora Schlein. O signorina. No, ma a questo punto non so se è signora, signorina o signorino. È signorino. Non lo so. È signorina. Lei esibisce la sua omosessualità. Oppure signorine, addirittura. Sì. Allora, è signorine, io, probabilmente. Mentre tu... Cioè, ha una personalità molto sfaccettata, diciamo. Ma scusa, quello che come dice, ci lascia assolutamente perplessi è come la gente casca di fronte a queste montature. Ma quando non hai idee, ti propongono un'idea, quella è il verbo per te. Io ad esempio questa qui la chiamo non Schlein, ma Frankenstein, che è il nome più idoneo, capito? E tanto è vero che è un nome che è stato inventato in un'epoca in cui qualcuno la sapeva lunga. Allora, in Inghilterra, diciamo a Roma però, perché è Roma che è morto a Roma. Ah, sì. Ricordiamoci. In maniera molto strana. Mentre il suo uomo di quella che ha inventato Frankenstein. Si è suicidato proprio. No, è morto annegato. Si è suicidato annegato. Beh, non è che dicono, è tutto da provare, lo stavo dicendo un attimo fa. È morto annegato, tant'è vero che è morto vicino a Grosseto. C'è una tomba, una pietra tombale. Sì, questo è un monumento. Sì, vabbè, al cimitero degli inglesi. Sì, esatto. Allora, no, anche perché ricordiamoci, questa gente che faceva il Gran Tour in Italia non era gente, non erano i cockney, come li vogliono chiamare, la gente popolana, erano tutti lord, sir certo, e quant'altro. Se no mica si permettevano di venire qui a cazzeggiare. Allora, mentre tu continui a parlare, io vado a cercare un documento che ho qui con me, che è importantissimo e serve per i nostri amici a capire che allora come oggi è il potere clericale, che non è più la vecchia religione cattolica di una volta, è il potere clericale tout court, perché è quello satanista. Che comanda... Perché notizia di oggi, il signor Francesco, il caro signor Francesco Orge Bergoglio, si chiama come me, Orge Bergoglio, sì.
Questo signore, nel corso di questi 3 anni, 4 anni, 5 anni che è andato al potere, no, oramai sono quasi 10, sì. Ha perso ben solo quest'anno 6.000 preti, non uno, 6.000. Sì, 6.000. Se ne vanno, quelli, giustamente. Ma certamente, quelli hanno sempre creduto in quella, diciamo, nomea, in quella, come si dice, in quella... In quell'aura, chiamala aura. In quella struttura, gerarchica e anche ideologica, che li ha sempre portati per mano per 1600 anni, e adesso si vedono tacitare tutto, corrompere tutto, esatto. E perdere qualunque legame, qualunque radice. È chiaro che a un certo punto resistono per un po' e poi se ne vanno, quelli che hanno cercato. Io ho visto, ho avuto il piacere di vedere l'ultimo incontro con i suoi fedeli di Don Minutella, che è stato sospeso dal virus e ha fatto un discorso ai suoi, che ogni tanto era intramezzato dagli applausi di tutti i suoi fedeli. Questa è la realtà della vita. Don Minutella è uno di questi che se ne sono andati o che hanno cacciato via. Tu adesso continua a parlare di queste cose perché devo andarvi a leggere, perché è bene che si sappiano. Qui non c'è uno che non provenga o che non abbia uno zampino clericale nelle sue tasche, diciamo zampino per dire lo zampino del demonio. Allora, vado a prenderlo. Ricordo agli amici che ci ascoltano, che ci vedono, che un episodio che la dice lunga su questa metodologia di operatività strategica, oltre che politica, è sempre stata messa in atto negli ultimi 1600 anni, trattando soltanto con le entità alla pari loro, e cioè parlo di re, principi, monarchi, presidente della Repubblica e così via. E uno dei fatti essenziali nell'ultimo secolo circa è ad esempio l'avvenuto bombardamento di Roma da parte degli alleati, i quali, prima di bombardare, questo non lo sa nessuno, altro che andare a visitare le rovine, i rottami, le macerie create dai bombardamenti, come si fece diciamo, iconograficamente diciamo, registrare il signor Pio XII. Addirittura c'è il corso di una telefonata intercorsa, non mi ricordo se con Churchill o comunque con la dirigenza politica della Gran Bretagna, dove appunto si chiedeva un tentativo di compromesso per bombardare Roma, ma non bombardare i monumenti classici, esatto. E soprattutto il Vaticano. Questo per dire che non è cambiato un cazzo di niente da quando nel Medioevo e prima ancora durante le lotte addirittura della guerra di Troia, parliamo anche della guerra di Troia addirittura, quando se il combattente veniva fatto prigioniero non si ammazzava. Se era un nobile, si metteva in prigionia e si pagava la tangente, si pagava il riscatto. Esattamente. Come ad esempio si sa benissimo Riccardo Guardileone, tanto per dirne uno, ma ne cito uno perché mi è venuto in mente quello. Ma Riccardo Guardileone si è fatto 1 anno e mezzo nel carcere del Saladino, dopodiché è stato liberato e morto per strada mentre tornava in Inghilterra. Non si sa bene se addirittura ammazzato. Riccardo Cuor di Leone fu catturato in Germania dai servi dell'imperatore tedesco, che lo liberò grazie a un contributo di Santa Madre Chiesa. Sì, esatto. Prestito, ricordiamocelo sempre, prestito che Santa Madre Chiesa ha fatto al fratello di Riccardo Cuor di Leone, Giovanni Senza Terra, il quale debito non è mai stato pagato. Ecco il motivo per cui poi alla fine Carlo VIII
alla fine di tutte queste liti che sono durate 200, no, di più, dal 1300 al 1600, giudicando 1000, il Vaticano troppo 250 anni dopo, ha detto: sapete che vi fa, che vi faccio? Mi faccio la mia religione per cazzi miei. Esattamente. E io divento il capo della Chiesa protestante anglicana. Esattamente. Quindi tutte le cose, cari amici, tornano, a patto che nel conteggio si metta sempre una figura fondamentale, che è il buon Gesù. Ma io adesso voglio leggervi, perché è buono sapersi, le grandi manovre dei modernisti per eleggere Montini. Ah, sì. I modernisti erano una fazione particolare del vescovado. Della Chiesa. Della Chiesa in generale. Nei giorni immediatamente precedenti il conclave, ricorda Giulio Andreotti, che se ne intendeva, che era figlio dell'altro, del defunto, del De Guius. Chi può, chi nasce da lombi sacrosante, si può permettere anche di conoscere certi retroscena, che dici? Non a caso ha fatto ben 7 governi. Esattamente. E tutto il resto. Non l'hanno fatto diventare Presidente della Repubblica perché non erano d'accordo i comunisti. Solo per quello. Perché voleva dire dare la presidenza della Repubblica direttamente al papato. Allora, su invito del cardinale Frings, si tenne in una villa di Grottaferrata una riunione a cui, allora, la villa era di proprietà del piduista Ortolani. Non lo ripeto. Ortolani, quello che faceva il musicista. No, no. Dell'altro. È un altro Ortolano. Un altro Ortolano. Quello suonava il pifero, capito? Il flauto. Il flauto di canna. E questo qui invece suonava le altre pive. Una riunione a cui parteciparono numerosi cardinali. Quindi, come capita sempre nel caso della Chiesa, la P2, che fu accusata di essere super massonica o quant'altro, altri non era che un'organizzazione con grosse affiliazioni nell'ambito ecclesiastico. La villa apparteneva all'avvocato Umberto Ortolani, tra parentesi dice, noto per appartenere alla massoneria, no, alla P2, stretto collaboratore del cardinal Giacomo Lercaro. Eccolo chi era, eccolo chi era Lercaro. Successivamente coinvolto nelle vicende della loggia massonica P2 e del fallimento del Banco Ambrosiano, con conseguenti 2 fondamentali omicidi, no? Il presidente del Banco Ambrosiano, del banco, e l'altro trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. E Michele Sindona, noto trade union tra la mafia siciliana americana e il papato. Certo. Secondo non a caso, non voleva andare estradato negli Stati Uniti, come ci è arrivato l'hanno fatto fuori Catazzulella e il caffè. Catazzulella e il caffè. Catazzulella, cari amici, è così, attenzione a prendere il caffè in certi posti, è meglio non farlo quando sei in galera, eh? Assolutamente, bevetevi tutto il resto, anche la vostra pipì, ma non il caffè. Sì, perché il caffè copre l'amaro della esattamente, è talmente facile, del cianuro. Il cianuro, sì, arsenico. Lo stesso Ortolani, in un'intervista ad Andrea... Cianuro cos'è? Prodotto chimico derivante cianuro dal... Dalla mandorla. Esatto, bravo. Ecco l'aro così di mandorla. È quello aro lì. Certo. Come l'amigdala. La mandorla. L'amigdala. Certo. Come la maddalena, il nome della bravo, maddalena. Bravo, ti volevo portare. Bravo, che è quella che ha fatto scaturire la verità profonda dell'insegnamento
gesuitico. Esattamente, diciamo, esattamente. È lei la vera attrice. Sì, tant'è vero che molti la scambiano per la Madonna. Certo. Lo stesso Ortolani, in un'intervista ad Andrea Tornielli, confermò l'incontro svoltisi il 18 giugno tra numerosi e illustri cardinali, tra i quali Franks, Sunens, König, Alfrink, Léger, Lietard e Lienard. Non c'erano dubbi, a detta di Ortolani, su chi fosse il candidato emergente: l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, anche se alcuni avrebbero preferito che venisse eletto l'organizzatore dell'incontro, cioè il cardinale Lercaro, il creatore di personaggi che ancora oggi aspirano alla presidenza della Repubblica Italiana, perché è un posto giusto per loro, perché l'altro che c'è adesso è della stessa razza di questi, non è che sia qualcosa di differente. Quando noi diciamo che il Mortadella, che è una delle creature del cardinale Lercaro, oltre che massone, oltre che partecipe alla massoneria inglese, oltre che liquidatore delle grandi ricchezze italiane, dell'IRI, dell'EFIM e così via. No, oltretutto quello della seduta spiritica di San Godenzo, non San Godenzo. Tu giustamente. Non San Godenzo, come l'altra via che sta qua? Quella. Sì. Dove erano i. Sì, via Gradoli. Ah, via Gradoli, dove stavano i servizi segreti. Allora, tu giustamente hai fatto un collegamento che noi giustamente dobbiamo fare. Per quale ragione questo personaggio che si chiama Romano Prodi, che aspira è un fato proprio. Sì, è un Prode. È un Prode. Sì, infatti. Il Prode Anselmo, che addò le crociate e Miserelmo. Allora, questo Romano Prodi, il quale facendo una seduta spiritica, giustamente, perché essendo una creatura. No, lui l'ha sempre. Poi durante la commissione del Moro, lui l'ha negato addirittura. Sì. Ha detto no, ma non era così, giocavamo. No. Ma guarda caso gli arriva proprio per noi. Allora noi sappiamo perfettamente. Oh, lì c'erano tutti, Sì. Con coso? Con Prodi. C'erano i suoi amici lì. C'erano tutti gli amici, compagni di merenda. Sì. Tutti quelli che contavano nel Partito Comunista dell'epoca. Partito Comunista e Democrazia Cristiana, certo. In collegamento col Partito Comunista. Erano a casa di campagna, non di Romano Prodi, ma di. Non te lo so dire, non me lo ricordo. Lo dico io, perché io non ho studiato il. Di questi signori della sinistra. Sulla collina modenese, sulla collina bolognese, nella villa di Marco. Non lo sappiamo. Ma no, io lo so, però vabbè, in questo momento vabbè, facilmente reperibile. Sì. Questo Romano Prodi, tu hai fatto. È morto 5-6 anni fa, questo tizio. Chi? Ah, quello? Sì. Questo Romano Prodi, intanto si è permesso di comunicare un messaggio ricevuto dall'alto dei cieli. Sì, certo. Ma guarda un po'. Aveva sentito la Madonna. Lì gli è apparso contestualmente, gli è apparso la Madonna. Non c'era bisogno di andare a Trevignano per trovare la Madonna, capito? Lui ce l'aveva là sopra. Ma ti rendi conto, questa nullità è ascesa alla notorietà attraverso il placet di 3, 4, 500 teste di cazzo rincoglioniti, poveri mentecatti che dovrebbero stare in manicomio, una volta l'avrebbero ricoverati come Nillus Abiens, no? Minus abientes. Allora, la riunione di Grottaferrata era stata promossa dal cardinale Lercaro, attenzione, che si presentava come l'erede dello spirito giovanneo. In realtà l'incontro permise a Montini di assicurarsi l'appoggio del blocco centroeuropeo e dello stesso Lercaro, che incontrò a quattro occhi al convento di Santa Priscilla. C'era anche la rima, no? Al convento di Santa Priscilla scoccò una scintilla.
stabilendo con lui una convergenza di intenti, certamente. E di lì è nato tutto il resto. Quando noi diciamo che il pretume comanda, è questo pretume qui che oggi c'ha il potere assoluto, tentacolare, in tutti i centri funzionali di questo paese. Il 19 giugno... E non solo, in particolare qua in Italia, ma in tutta Europa, dappertutto, tranne che in Inghilterra. I collegamenti della Chiesa, che sono stati tenuti da personaggi di altissimo livello dell'intrigo. Ah, lì sicuramente la fanno delle selezioni catastrofiche proprio, eh. Esatto. È come quel carneficine, filtrano tutti, controllano tutti, verificano tutti. Come quel cardinale che vanno considerato come il patron di quel Giuseppe Conte che oggi straparla e organizza di tutto e di più, in quanto appunto indirizzato come un burattino da quel potere che promana da una, come dire, villetta della periferia di Roma, Villa Nazareth. Mica tanto villetta, è un'area, diciamo così, isolato, che ci avrà almeno 200 metri per 200 metri di lato, quindi non è tanto piccolo, che saranno 4 ettari di roba. Equivale a quella villetta in via Virginio Orsini, nella quale il sottoscritto in giovane età conobbe alcuni esponenti dell'Opus Dei, che a tutt'oggi comanda anch'essa in Italia e in Europa, ma nessuno lo sa perché l'Opus è tanto segreta, è molto più segreta della massoneria, e che ugualmente funziona come centro di potere e di smistamento in funzione degli interessi di questi signori. Vai. Il 19 giugno, giorno dell'apertura del conclave, il Corriere della Sera affidava a Indro Montanelli un ritratto del cardinale di Milano che significativo titolo: Montini, figura centrale del conclave. Oh, ricordiamo conclave che significa? Con la chiave. Conclave. Con la chiave in con la chiave. Perché? Perché quando il papato fu emigrò, diciamo così, perché a Roma diventata l'aria un po' pesante. L'ammazzavano tutti, i romani. Qualcuno dice, no, gli italiani non fanno rivoluzioni, non conosci la storia. Sì, appunto. Perché nel 1300 circa a Roma era diventata un luogo un po' pestifero, molto insicuro, malsano per la Chiesa. E già da prima, attorno al 1241-42, si era trasferita in blocco a Viterbo, dove è stata un po' di anni, sono stati una ventina d'anni. Poi ci sono andati lì e poi sono ritornati di un anno o due soltanto. E in quella prima occasione, siccome anche lì a Viterbo l'aria non era molto ben disposta nei confronti loro, ma se mangiava bene lo stesso, ne ammazzavano come minimo uno al mese di papi, fra papi e antipapi non si sa bene quali erano, esattamente. E appunto siccome poi ci mettevano, allora i papi mangiavano, erano finanziati dai viterbesi, quindi quando facevano i concili li dovevano pure mantenere a vitto e alloggio tutto compreso. Per cui a Viterbo si mangia bene. Siccome a un certo punto si sono rotti il cavolo, sapete che hanno fatto? Hanno scoperchiato il tetto della cattedrale di Viterbo, in modo che fosse alle intemperie, e hanno chiuso la chiave. Il giorno dopo si sono messi d'accordo, perché non riuscivano a trovare l'accordo, e sono stati lì in discussione e a trattative per addirittura qualche mese. E quindi ecco, questo loro per dire, grandi maestri di trattative. Conclave è questo. Con la chiave. Conclave. Allora, cari signori, questi sono i fatti veri, il resto è tutto fuffa. E tanto per chiarire alcune cose, colgo l'occasione per fare un paio di digressioni che a mio avviso ritengo piuttosto importanti. Un personaggio di cui non si parla mai, perché nessuno lo conosce, è l'autore di questo importantissimo testo.
si tratta del professor Avveduto, il quale, oltre a essere stato un personaggio notevole della cultura italiana, è stato anche direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione e presidente della UNLA, Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo, la cui sede romana è stata a lungo sede delle conferenze che noi facevamo. Non so se te lo ricordi. No. Dimmi qual è, io non lo so sta storia. Ma come? No, non la conosco. Sei venuto a una mia conferenza. Ma sarò venuto, ma non so di questa connessione. La UNLA stava in una scuola alla collina Fleming. Ah, come no? Ci siamo conosciuti lì. Appunto, quindi. No, però non so dove c'era questa connessione. Questo professore Avveduto è morto in tardissima età e, avendo avuto la possibilità, era uomo di grande cultura, di grande preparazione, e avendo avuto la possibilità di agire, e ha cercato di farlo, essendo direttore generale della pubblica istruzione, noi oggi possiamo dire che non ha concluso una minchia, perché questa è la verità di questo paese. Cioè, tutta l'attività di questa persona, che è morta in condizioni, diciamo, a 97 anni, essendo ancora presidente della Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo, diciamo che ha avuto la possibilità di agire anche, appunto, dal punto di vista ministeriale. In realtà, nella società italiana tutto cambia per non, sì, cambiare non niente. Cambiare assolutamente nulla. Il guazzo è tale che è difficilissimo, hai capito, poter incidere a nome della cultura, perché questo è una persona. Lui ha scritto delle cose molto importanti. Faccio vedere questo libro, Rapporto sulla scienza, che dice un'infinità di... Senza l'H. Sì. Che dice un'infinità di cose interessantissime su come deve essere concepita la scienza, come deve essere studiata. E c'è un capitolo che io voglio leggere, c'è un capitolo, un qualcosa, che è molto importante, perché io ho avuto l'avventura nella mia vita di trovarmi in un momento particolare. Mi sono trovato alla facoltà di chimica dell'Università di Roma in un momento del tutto particolare, cioè negli anni 50-60, in cui da una parte arrivavano tutta una serie di conoscenze, di informazioni, di tecnologia del pensiero, e dall'altra anche di ritrovati. Sì, e dall'altra Sabin, per esempio, sono, no? sono entrato nella grande azienda che mi ha accolto, sono entrato nel momento in cui quella grande azienda stava lanciando sul mercato anche italiano, l'azienda era svizzera, lanciava una serie di prodotti chimici, farmaci assolutamente innovativi, ma basati sull'aggiornamento delle conoscenze sulla fisiologia umana. Quindi mi sono trovato in un momento del tutto particolare. C'è una considerazione però che va fatta. Rifondazione dell'università. Attenzione, perché questo deve portare ad alcune riflessioni. Per questa via passa anche, come ovvio, una riconsiderazione della natura e del ruolo dei processi formativi e scientifici offerti dall'università. Da un millennio circa, da quando cioè l'Europa ha prodotto la sua invenzione più geniale, l'organizzazione universitaria, che ricordiamoci è partita dall'Italia, è partita specificatamente da Ravenna. Io con orgoglio dichiaro che la famosa Università di Bologna, che i bolognesi continuano a vantare come prima università
d'Italia e praticamente del mondo, era in realtà la Università di Bologna, come è ampiamente documentato, a Ravenna, che da Ravenna è stata trasportata a Bologna per ragioni più che altro strategiche, perché a Ravenna non era molto sicuro. Ha prodotto la sua invenzione generale, l'organizzazione universitaria, in questa si è studiato tutto, dalla terra al cielo, dall'uomo agli spazi. Tutto tranne, paradossalmente, l'università stessa. Quando ciò avviene, e cioè intorno agli anni 60, la crisi dell'università esplode di colpo. Ma crisi non vuol dire che va tutto male, intendiamoci. Crisi vuol dire trasformazione. Io mi sono trovato lì, negli anni 60, in quel momento lì. In effetti è accaduta ai nostri giorni qualcosa di simile a quel che talora succede nell'evoluzione biologica. Allorquando, dopo una lunga stagnazione, segue un periodo di mutamenti e ibridazioni nel quale appaiono specie e forme nuove. Nella sua globalità il fenomeno appare collegato a due sintomi significativi. Il primo è una consapevolezza diffusa, quasi capillare, dei problemi posti dal sistema dell'istruzione e della ricerca, problemi che fino a pochi anni addietro pochi specialisti ritenevano ristretti alla loro competenza. E come la coscienza dello stato di sottosviluppo di una comunità è il punto di partenza per affrontare la condizione dello stesso sottosviluppo, così la sensazione sparsa della crisi degli organismi formativi e scientifici avvia il processo evolutivo del sistema. Il secondo sintomo, complementare al primo, è la creazione sia di nuove istituzioni scolastiche e scientifiche che di istituzioni scolastiche e scientifiche nuove. Qui abbiamo delle considerazioni di carattere storico. La nascita dell'Università di Berlino, la realizzazione delle idee di Humboldt in Germania e le riforme napoleoniche in Francia, l'istituzione dell'Università di Londra, nonché qualche decennio dopo dei Land Grant Colleges americani, costituirono in quel tempo il turning point di una situazione che si è riprodotta con caratteri ovviamente diversi sotto i nostri occhi. Allora, no, stavo riflettendo mentre sì. Tu parlavi, che come si è degenerata la situazione universitaria italiana. Oggi abbiamo quei quattro teste di cazzo che vanno all'università sì. E non si sa come ci sono riusciti ad arrivare. E quelli che fanno i professori? Che stanno sul sagrato dell'Università della Sapienza, accampati dentro le tende a reclamare in tutto questo casino che noi ci abbiamo sotto, sì. In tutto questo marasma, in tutta questa rivoluzione che è incontrollata a danno dei cittadini, eccetera, loro vanno a fare i sit-in universitari dentro le tende piantate nei prati davanti all'università. Cioè, il vuoto dentro il vuoto. Certo. Gente non ha la minima idea di dove cazzo sta, quali sono le priorità, quali sono le emergenze, quale è veramente la cosa da lottare fino all'ultimo sangue. E questi stanno lì dentro le tende a dimostrare perché non vogliono più essere schiavi dell'affittanza degenerata. Ma dimostrarci tua, dove sta il tuo cervello, dove stai, cioè che cazzo di idee c'hai, come sopravvivi, perché non c'hai neppure le armi per sopravvivere. Certamente, devono morire, per me dovrebbero morire questi personaggi, perché sono stati inventati, sì. Cioè io ho voluto far leggere questa cosa, cari amici, perché? Perché c'è stato un momento... E che io ho avuto... Oh, quando eravamo noi all'università, si faceva scintille tutti i giorni. Oltretutto, no, di tutto, ma c'era una ragione. Eravamo tutti incazzati, tutti presi da una... Io ero anarchico, non eravamo sulla stessa barca. Però io stimavo quelli che avevano un cervello su cui si poteva discutere. Certamente. Su cui si poteva discutere, incrementarsi, arricchirsi, lottare, ma portando dei vantaggi personali e al
barricata a cui si apparteneva, no? E certo. Era una lotta vittoriosa, in ogni caso, perché comunque tutti avrebbero vinto qualcosa. Perché con lo scambio di idee si è creato poi quello che è diventato nel 68 un rifiuto generalizzato verso il sistema consumistico, e poi abortito, vabbè, lasciamo stare. Però comunque c'era all'inizio, anche se spaventato sempre dai Rockefeller, Rothschild, Habsburg, eccetera, comunque erano una finalità sociale, umanistica. Indubbiamente questo, quello che io ho voluto leggere questa cosa per dire, a parte il fatto che io mi ci sono trovato dentro pienamente, perché ho fatto politica universitaria per una decina d'anni, ho fatto l'assistente, insomma ho fatto di tutto, e proprio per dire, qui ci troviamo, qui c'è una presenza, c'è qualcosa che c'è stata una grande trasformazione che poi è venuta a coincidere con una grande trasformazione anche dal punto di vista creativo, industriale e chimico. Adesso non c'è nulla, adesso c'è solo lo sciabordare in qua e in là di operazioni di carattere psicologico, di controllo sociale, punto e basta. Le persone devono rendersene conto, devono morire nei 15 minuti, ecco, non possiamo dire la città dei 15 minuti, esatto. Cioè devi morire entro 15 minuti. Esatto. L'altro libro che voi voglio farvi vedere è questo. È un libro importantissimo. Da cui voglio leggere una pagina. La massoneria e la rivoluzione francese. Attenzione che ci sono delle considerazioni importantissime. Verso il 1773, momento cruciale, come si vedrà, per la massoneria francese, era in atto un cospicuo aumento dell'attività industriale che si sarebbe tradotto in un progresso inusitato. I porti di Nantes e Bordeaux raggiunsero dimensioni straordinarie, mentre Parigi era diventata un immenso laboratorio manufatturiero, nel quale convergevano creatività, buon gusto e ingegno. Libri, opere d'arte, mobili, carrozze di ogni tipo, di strumento e bene di consumo, uscivano dalle fabbriche parigine, che presto si sarebbero trasformate in imprese di grandi capitali, dando vita a una nuova classe di ricchi borghesi. Gran parte delle forniture ammucchiate dalla borghesia si trasformò in debiti assunti dalla nobiltà, ma soprattutto dal re, assillato da un costante deficit pregresso. Nella misura in cui l'indebitamento pubblico cresceva a spese dell'operosità della borghesia, questa cominciava a interessarsi di questioni pubbliche e osservava con crescente preoccupazione l'uso che veniva fatto dei suoi capitali. Ciò che fino a quel momento era stato un segreto di Stato, il finanziamento della struttura pubblica, diventava un fattore politico, i cui sviluppi erano considerati un problema serio aggravato da una gestione negligente. La questione fondamentale ruotava intorno al debito derivante dall'amministrazione dello Stato, in quanto le spese superavano di gran lunga le entrate. Tutti gli sguardi si volsero allora al re, vale a dire il vero debitore. Al principio si trattò di semplice preoccupazione, che presto si trasformò in sfiducia e alla fine in un profondo senso di malessere di fronte a una situazione che, lungi dal risolversi, si aggravava con ogni successivo ministro delle finanze. Ho voluto leggere a conclusione di questa nostra chiacchierata questa presa di coscienza da parte di uno storico che giustamente titola il libro Il mito della rivoluzione massonica, e il quale però dimostra di aver capito che attenzione ai momenti cardine di crisi delle ideologie che coincidono con quella economica, con quella economica. Quando succede questo scoppia la rivoluzione, allora, anche in Italia.
La disillusione è anche il detesto da parte della borghesia della nobiltà in generale, quindi un conflitto generazionale, esatto, tra due poli. C'era il popolo esangue, affamato, c'era stata la carestia nel 1976, in particolare, fra il 73 e il 76, la carestia dovuta alle polveri sottili derivanti dall'esplosione del vulcano, quello che ha creato un fracasso di morti soprattutto in Irlanda. Esatto, in Islanda. Però in Islanda sono morti quasi tutti. Sì. E poi c'è stato a distanza di 3 o 4 anni quell'altro in Indonesia, comunque nel Filippine, cosa del genere, se non mi ricordo più. In un'isola delle Filippine. E quindi tutto questo insieme di tensioni, che poi oltretutto c'era anche l'illuminismo che cominciava a prendere forma, c'era la coscienza dei cittadini più elevati culturalmente, che avevano cominciato a capire che il sistema non poteva essere tollerato ulteriormente. Cioè, tutta una serie di concause, tutte fondamentalistiche, che non potevano trovare soluzione di compromesso. È lì il problema. Cioè, a un certo punto è scaturito questa rivolta socio economica sociale di ceto, ma di ceto sociale, sì, ma di ceti, diciamo così, per cui a un certo punto si è arrivati alla presa della Bastiglia, la borghesia ha preso in mano il potere, e da lì poi tutto quello che ne consegue, che è storicamente documentatissimo e attualissimo, fra l'altro, come modalità, esatto, l'ho voluto leggere per questo. Tenete sempre presente i fatti. Volevo parlarne, aggiungere una cosa di cui parlavo qualche giorno fa con qualcuno. C'è uno che si porta avanti il cambiamento sociale e non mi conosce. Ah, perfetto. Gli ho detto scusa, quello che mi lo diceva. Gli ho detto scusa, ma se sono io il fondatore, sono io quello che l'ha strutturata, l'ha riorganizzata, e quello non mi conosce, avrà letto i miei libri, no, cambiamento sociale, sa come funziona. Va bene. Che ne parlino male, purché ne parlino, va benissimo. Esattamente. E allora no, però volevo dire, a proposito della rivoluzione francese, che la prima cambiata sociale l'ha fatta la rivoluzione francese, quando, esatto, emetteva i buoni alimentari, adesso non mi ricordo più come si chiamavano. Ma sono tutti buoni, sono comunque tutti buoni. Io ce l'ho da qualche parte anche un facsimile. Sì, ce l'ho anch'io. Che poi la rivoluzione si è aggravata. La rivoluzione si è aggravata, però la situazione si è aggravata. Anche a causa della mala gestione della cambiata sociale. Che gli assegnati inizialmente erano coperti, certo, dai beni della Chiesa. Certo, dopo no. No, dopo si sono mangiati tutti, non c'erano più. Per questo hanno requisito i beni della Chiesa. Ma identicamente a ciò fu fatto anche da Cavour. Ricordiamoci che buona parte degli ospedali italiani, che hanno una denominazione di un santo, in realtà erano scuole, collegi, erano conventi. Certo, è stata una lotta feroce quella contro che sono stati requisiti, certo, ma ricordo bene, dallo Stato piemontese e trasformati in ospedali, i primi enti pubblici. I primi vent'anni, fino al 1790-95, i rapporti con la Chiesa erano veramente molto tesi, e anche c'è stato anche qualche morto, quindi non è... Ma più di un morto, ma vai a scherzare. Buona parte dei grandi capi della rivoluzione, con esclusione dei laici, cioè dei vari Danton, Robespierre, Saint-Just, gli altri, mettiamoci anche Babeuf, mettiamoci anche Marat, gli altri erano tutti ex preti, ricordiamocelo, quelli che hanno fatto la controrivoluzione erano tutti ex preti o ex personaggi di spicco di organizzazioni religiose di vario genere e anche di carattere, mi viene la parola ospedaliero, ma conventuale, capito? Sì. Per cui bisogna stare molto attenti, cari signori, quando si dicono le cose, e stiamo veramente molto attenti, perché quello che hanno fatto la controrivoluzione a Termidoro
erano ex preti, sono rimasti spretati, ma erano ex preti, ricordiamocelo bene. Beh, d'altra parte, allora la cultura, che già era molto avanti rispetto ad altri resti d'Europa, non c'era altro. O erano avvocati o erano preti. Fuori discussione. E la carriera militare era l'alternativa, militare, prete o avvocato. Certamente. Avvocato o dottore, diciamo. Sì, no, avvocato andava benissimo. Poi bisogna vedere da chi erano formati questi avvocati. Ma pure quali erano i centri di studio che erano gestiti per lo più dai preti? Non mi ricordo più che c'era un collegio, un'abbazia dentro Parigi, in cui andavano in collegio i vari soggetti che poi hanno portato avanti la rivoluzione francese. Vabbè, sono i giacobiti, i giacobini. Erano quasi tutti, certo. Venivano da questo collegio. Pallacorda, erano i giacobini. Non mi ricordo più questo collegio come si chiamava. Saint-Jacques, e lì sì, sì. C'era la sala della pallacorda dove gli allievi studenti giocavano alla pallacorda, sì. E lì sono state prese le maggiori decisioni da parte appunto dei giacobini. Facevano i collettivi, con noi facevamo in palestra. Esattamente. Noi andavamo in palestra, facevamo i collettivi e decidevamo che cosa dovevamo fare. Esattamente la stessa cosa. È proprio pedisseguamente la stessa cosa. E non potrebbe essere diverso, perché la razza umana è questa, non è che ci sia qualcos'altro. Sono passati 300 anni quasi e siamo stati comportamenti sociali allo stesso modo dei certo. Rivoluzionari francesi. Esattamente, comprese le deviazioni. Certo. Vabbè, ragazzi, seguiamo quello che dobbiamo dire. No, io direi che abbiamo detto a sufficienza. Sempre so long. Sempre, sempre. E laudetur priapus. Sempre. Vuoi aggiungere qualcosa? No. C'era ancora un po' di batteria.